Questo è un video per imparare a suonare un pezzo dei Cranberries che si intitola Just My Imagination. E comincio con la mano destra perché facciamo subito la parte ritmica della canzone, che io suggerirei di fare con la pennata della canzone del Sole di Battisti, ossia due bassi da un quarto e una pennata da un mezzo. Questa pennata che adesso posso fare un Mi minore, che poi è in realtà un Sol minore perché sto usando il capotasto mobile al terzo tasto, poi dopo lo vedremo. Questa pennata, ripeto, per intenderci canzone del Sole di Battisti, è questa. Ok? Ecco, cioè due bassi e una pennata da un mezzo. Ok, direi che non è una cosa difficilissima, si può provare a farla con due accordi, per esempio la maggiore e mi minore, anche se in questo caso io sto facendo un do, poi in realtà come accordo, e un sol minore, perché ripeto c'è il capotasto mobile al terzo tasto, questo per facilitare l'esecuzione dei brani. Ecco, detto questo, si può fare questa pennata. Gli accordi di solito sono con due serie di questa pennata. Eventualmente, per esercizio, anche se secondo me non suona proprio tanto bene, si potrebbe provare a fare la pennata che io chiamo country, anche se diciamo, è solo un nome dato per distinguere questa pennata da altri tipi di pennata. La pennata è questa. Facciamo un solito mi minore. Ok? La pennata è fatta, io la divido sempre in due parti con un basso e due pennate, una in basso e una in alto. Ok? Poi abbiamo la seconda parte che è tre pennate, partendo dal basso verso l'alto. Ripetiamo, la prima parte è basso e due pennate, una in giù e una in su. Poi la seconda parte, tre pennate, una partendo dal basso verso l'alto e le altre due di conseguenza alternate. E questa è la seconda parte della pennata, facendola cercando di avere un po' più di continuità. Ok? Ecco, questa pennata però, onestamente parlando, viene molto veloce. Se io faccio un pezzettino di canzone con questa pennata, ecco, come si vede, la pennata è molto veloce perché sarebbe una pennata decisamente molto molto veloce per fare questa canzone. Penso sia meglio fare questa pennata che, come vedete, risulta un pochino più lenta. D'accordo, però torna a ripetere, se uno vuole potrebbe tentare di fare questa pennata in quest'altra maniera, cioè con questa pennata che ripeto chiamo country. Detto questo, per quanto riguarda la ritmica, e quindi o la pennata country la pennata, ripeto, tipo canzone del sole di Battisti, siamo sempre nell'ordine delle due serie di pennate per ogni accordo, salvo due eccezioni, gli accordi Mi minore e Re maggiore. Adesso, visto che ho chiamato in ballo gli accordi, cambiamo un pochino l'inquadratura e passiamo alla pennata
parte degli accordi e del manico. Ecco qua, qui c'è un capotasto mobile al terzo tasto. Capotasto mobile perché? Perché un capotasto mobile al terzo tasto mi permette di evitare un sol minore, mi permette di evitare un fa, mi permette di eliminare un do minore come sarebbe nell'originale, diciamo così, che sarebbero accordi in barré, da fare in barré, che notoriamente non sono proprio facilissimi, soprattutto per chi comincia a suonare la chitarra. Col capotasto mobile questi accordi possono essere tolti e facilitati più che eliminati, anche perché comunque ricordo sempre che nonostante questo con il capotasto mobile rimangono gli accordi, rimangono sempre come intonazione gli stessi, anche se io faccio la diteggiatura di un Mi minore, questo in realtà è un Sol minore perché abbiamo il capotasto al terzo tasto, abbiamo il pettine che è in questo punto, quindi qui ci sarebbe il mio indice al posto del capotasto e questo sarebbe un Sol minore, d'accordo? Quando io faccio la diteggiatura del La minore, in realtà ci sarebbe l'indice al posto del capotasto mobile e questo sarebbe un Do minore. Quando io faccio un Re, questo sarebbe in realtà un Fa, si potrebbe fare con il barré in questo modo, un po' atroce onestamente parlando, con il trasporto del Do. Ecco, quando io faccio un Sol, questo è un Si bemolle, perché questo è l'accordo, questo è un La maggiore in barré, questo è un La diesis o Si bemolle, che dir si voglia. Quindi come si vede, utilizzando il capotasto mobile si possono eliminare accordi in barré e fare invece diteggiature degli accordi molto più semplici, con diteggiature che sono gli accordi al pettine, che sono di solito quelli che si imparano per primi. Tutta la canzone, tutto questo brano che io ho scelto un pochino proprio perché è abbastanza semplice, nonostante la velocità della ritmica, il movimento piuttosto veloce della ritmica, la canzone è tutto sommato abbastanza semplice. La canzone è abbastanza semplice perché ci sono sempre 5 accordi che con la diteggiatura utilizzabile con il capotasto mobile sono un Sol maggiore, un Re maggiore, un La minore, un Mi minore e un Re maggiore. La serie è sempre questa, in tutta la canzone, dall'inizio alla fine. Questi 5 accordi, che poi in realtà sono 4 perché c'è un Re che si ripete, è la serie degli accordi di tutta questa canzone. I 5 accordi però sono divisi con una ritmica leggermente, o meglio, con una durata leggermente diversa, perché abbiamo un Sol con 2 serie di pennate, un Re con 2 serie di pennate, un La minore con 2 serie di pennate, un Mi minore con una serie, un Re con una serie e poi torno al Sol iniziale con 2 serie. D'accordo? Ecco, questa è l'unica variante, diciamo, di durata degli accordi, non della ritmica, ma della durata degli accordi. In pratica gli accordi ritmicamente sono 4 battute se vogliamo, oppure 8 battute se consideriamo che il Sol sia di 2 battute, Re di 2 battute, La minore di 2 battute, poi abbiamo una sola battuta per un Mi minore e un Re. D'accordo? Ecco, una battuta per il Mi minore e una battuta per il Re. Detto questo, questa è la serie degli accordi. Serie degli accordi abbastanza, ripeto, abbastanza semplice, soprattutto con la diteggiatura col capotasto mobile. Abbiamo una sola particolarità, l'inizio. L'inizio ha 2 accordi che sono sempre la stessa serie, quindi sono i 2 accordi iniziali, il Sol e il Re della serie di 5 accordi che ho detto prima, che hanno una pennata un po' particolare. Ok? Ecco. Poi abbiamo il La minore, il Mi minore, eccetera, gli altri 3 accordi della serie. Abbiamo questi 2 accordi iniziali che adesso devo tornare per forza sulla mano destra per far vedere questa. Ecco,
pennata particolare. Io farò il Sol, la diteggiatura del Sol col capotasto mobile. Ecco, questa particolarità di questi due accordi è una pennata un pochino lunga, diciamo così, potremmo paragonarla per esempio, tanto per fare un esempio, a un quarto e poi quattro ottavi. Ok? La prima pennata è un po' lunghina rispetto alle altre quattro. Ok? E questi due accordi. Poi comincia. Ecco, io adesso ho fatto una pennata un pochino più complicata, che onestamente è quella originale della canzone. Io l'ho un pochino semplificata per aiutare, come al solito, le persone che stanno cercando di imparare a suonare la chitarra. Però la minore sarebbe Mi minore 1, Re 1, eccetera. Rivediamo questo Sol e questo Re con questa pennata particolare dell'inizio di questa canzone. Ok? Ripeto piano, lentamente. E poi bisogna fermare le corde. Re. Per fermare le corde basta appoggiare il palmo sulle corde, ovviamente per fermare la vibrazione delle corde. Allora, abbiamo Sol, ok? Poi continua il pezzo con La minore, Mi minore 1, Re 1, eccetera. Ok? Ecco, questi sono i due accordi iniziali con questa pennata un po' particolare. Non sarà facile prenderla al volo quando accompagnerò il brano originale suonando insieme al brano originale, però questa è la pennata di questi due accordi, la torno a far vedere un'ultima volta lentamente, una pennata lunghina e quattro pennate, la prima parte dall'alto, Re, ok? Più o meno la velocità è minore, eccetera. D'accordo? Ecco, questa è l'unica particolarità della canzone. Per il resto la canzone, diciamo, scorre tranquilla, ritmicamente come ho indicato precedentemente, con la serie dei cinque accordi, con la durata minore del Mi minore del Re. Alla fine dei cinque, gli ultimi due accordi, dei cinque accordi che fanno la serie con cui si suona tutta questa canzone. Il finale è molto lungo, diciamo c'è un finale strumentale con la presenza della voce che ripete solo alcune parole del testo e abbiamo la solita serie di cinque accordi che si ripete ben 8 volte prima di sfumare nel finale, appunto. Per il resto la canzone è tutta qui, è tutta in questi cinque accordi, nella pennata, in questa pennata un po' particolare del Sol e del Re iniziali, e poi basta, poi la canzone scorre tranquillamente dall'inizio fino alla fine con questi accordi e questa ritmica. Faccio partire il brano originale, c'è il Sol e il Re con la pennata un po' particolare all'inizio, non sarà facile prenderlo al volo. Comunque noi ci proviamo e adesso faccio partire il brano e lo accompagno fino alla fine come al solito. Mi minore 1,
3, 1, Sol, Re, La minore, Mi minore, 1, 1, Re, 1, Sol, Re, La minore, Mi minore, 1, Re, 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, Mi minore 1, Re 1, Sol, Re, La minore, eccetera. Ecco, qui sfuma la canzone, spero che questa canzone, che è, credo, abbastanza facile, non dovrebbe essere un brano impossibile, spero come al solito che aiuti a imparare a suonare la chitarra.